È scoppiata la polemica tra i ristoratori del quartiere Marina di Cagliari. Motivo di questa polemica sarebbero dei disagi legati al ritiro dei rifiuti. Siamo andati da alcuni di loro e abbiamo raccolto le loro testimonianze. Gianluca Muredu, vicepresidente del Consorzio Centro Storico di Cagliari. C'è un problema, a così sembra, legato al ritiro dei rifiuti, in particolare dell'umido. Sì, il problema purtroppo non l'abbiamo risolto perché il quartiere Marina in questi anni è cambiato con una superiore quantità di attività di ristorazione, bar, focaccerie e simili che sono aumentate nel quartiere. Dunque, in pratica noi abbiamo su 5 strade chiuse una cinquantina di attività tra ristorazione e bar. Che succede? Che soprattutto il fine settimana si va ad accumulare una grande quantità di umido e vetro e ci vuole una organizzazione più efficace che molte volte è mancata. Questo a discapito dell'immagine turistica della città. Cosa chiedete a chi deve appunto occuparsi di questa organizzazione? Di rispettare un programma che già esiste o di eventualmente rivedere il programma esistente e rimodularlo in base alle vostre esigenze? L'idea più giusta sarebbe rivederlo e a quel punto ripianificare i ritiri, soprattutto poi con gli orari. Faccio un piccolo esempio. Il ritiro dell'umido viene fatto dalle 14 alle 17:30, cioè per i ristoranti, i bar e simili è impossibile perché si lavora almeno sino alle 15:30. Cioè. Luigi De Doni è componente del Consorzio Centro Storico di Cagliari. Oggi, per esempio, per che ora aspetta il ritiro dell'umido? Guarda, esattamente non lo sappiamo, perché una volta arrivano le 2, una volta le 3, una volta le 4, non abbiamo orari precisi. Io direi di riorganizzare porta a porta, quando arriva la macchina, chiamare i ristoratori e creare 3-4 punti di raccolta e portarli. Perché non è possibile lasciare l'umido fermo ore e ore quando magari non arriva in orario. È indispensabile perché con tutto il flusso della gente che c'è, cioè non è una buona immagine. Ecco. Se oggi per esempio dovesse passare il ritiro dell'umido intorno alle 14:30, poniamo alle 15, lei conta per quell'ora di avere ancora i suoi ospiti a tavola? Sì, contiamo. E noi fino alle 4 si lavora sempre, dunque l'umido dalle 3:30 alle 4:30, ma non c'è un problema, può passare alle 4, basta chiamare e noi lo portiamo fuori l'umido. Ecco.